Allora, ciao Checco, Ciao benvenuto Nick. su Recensiamo Musica. È un piacere ritrovarti in un'occasione importante come questa e direi di partire dalle emozioni della vigilia. Una band che ha riempito stadi, arene, palazzetti e che ha conquistato quello che è ancora oggi l'ultimo disco di Diamante della musica italiana, torna a Sanremo con la consueta pressione che mette addosso quel palco, con una maggior scioltezza dettata dall'esperienza. È solo l'ultima cosa che hai detto che non è la maggior scioltezza, che non mi convince ancora. No, devo dire che sicuramente l'esperienza c'è stata, ma poi col palco ti mette sempre la giusta dose di ansia per poter avere l'empatia giusta, forse per arrivare alla gente con quello che devi cantare, perché se ci fosse troppo relax lì sopra, probabilmente si farebbe più fatica a far arrivare messaggi, quindi va bene così. L'emozione è grande perché comunque sono passati 10 anni, l'emozione è grande perché per me è una sfida doppia, oltre ad esserci la sfida del festival dove non si va mai per perdere, ma si cerca di sfidare gli altri per cercare di portare a casa il mio risultato. Io credo che poi la sfida più grande sia con me stesso perché la TV, in questo caso il Festival di Sanremo, è una delle cose che più mi mette ansia e paura. E siccome sto combattendo contro queste paure, sono molto contento di affrontarle, no? Queste paure legate proprio al discorso della depressione, del fatto che io sia stato male, perché la depressione poi nasce tante volte dalle paure. E il fatto di tornare sul palco, che è una cosa che appunto non volevo fare, perché c'è stato un periodo che davo proprio colpa alla musica. Invece ho iniziato a farla a maggio davanti ai miei fan in una tournée nei Palazzi dello Sport e questa cosa mi ha dato la giusta adrenalina per capire che forse è arrivato il momento di affrontare anche questa di paura. Per cui sono molto contento, sono emozionato e spero di farlo al meglio perché poi quando vai là non sai mai cosa succede, è sempre un terno all'otto. Allora, tornati in gara con Lasciami, che è una canzone in cui parli alla tua depressione, ti chiedo innanzitutto come stai oggi e se questo può essere per te un modo per esorcizzarla, sia per te ma anche per le altre persone che ne soffrono. Allora, sto meglio, decisamente meglio, perché se penso a un anno e mezzo fa non mi alzavo dal letto, quindi direi che già il fatto di stare in piedi, di rimettermi in gioco è una cosa molto importante. Sì, è un modo per esorcizzarla, come ti dicevo prima, perché la depressione viene quando reprimi qualcosa e quando cominci ad avere paura di altre cose, quindi cominci a escluderle dalla tua vita. E la depressione non la curi solo con un farmaco. La depressione, se la curi con un farmaco e poi stai sul divano, non ti passa. Devi cercare di rimetterti in gioco. E io spero che quello che io sto facendo, il fatto di parlarne anche, mi auguro che possa arrivare anche alle persone che magari non ne parlano, perché poi la depressione nasce anche dalla vergogna, no? Quando tu ti vergogni di parlare di questa cosa qua, ti chiudi sempre di più. Invece credo che io ho iniziato a star meglio quando mi hanno detto che ce l'avevo, ma soprattutto quando ho cominciato a parlare e a essere sincero con le persone che più mi stavano vicino, magari qualche amico, e a cominciare a parlargli del fatto che non stessi bene, no? Questa cosa qui mi aiutava a stare meglio. La condivisione è fondamentale in questo senso, il non vergognarsi. E siccome è una malattia molto diffusa, di cui si parla molto poco, io credo che il fatto di portarla sul palco come quello dell'Aristo, che è una cassa di risonanza importantissima, sia credo in qualche modo un bene per chi ti ascolta e magari soffre di questa cosa per cercare di cominciare ad aprirsi, magari, e sentirsi meno soli. Quindi ho una responsabilità in questo senso, perché la sento addosso, perché so cosa si passa, so come si vive, ma allo stesso tempo sono felice di farlo perché so quanto è importante quanto la gente magari poi ne abbia bisogno. Leggendo il testo mi sono appuntato una frase che mi ha colpito: lasciami, ma ti prego, fai in modo che non me ne accorga. Si avverte quasi un senso di malinconia al pensiero di tornare a stare bene, mi sbaglio? Il pensiero di tornare? A stare bene. Allora, sì, in realtà è
Il rapporto con la depressione è un rapporto di odio e amore, nel senso che quando ti arriva addosso la odi, proprio non vuoi pensare di vivere con lei. Ma poi inizi a conviverci e inizi a tirare a vedere anche poi i lati positivi di questa malattia, perché non sono tutti negativi. La depressione non è un virus che tu prendi al bar, capisci? Cioè, o sull'autobus. La depressione vive già dentro di te. Sei tu che la svegli quando c'è qualcosa che non funziona. E in qualche modo ti rendi conto, pian piano, quando poi cominci a stare meglio, di quanto veramente lei ti possa aiutare a ritrovarti, a guardare i bicchieri mezzi pieni, a guardare la vita da punti di vista diversi. Perché è una sorta di ancora di salvezza la depressione. Quindi a un certo punto, quando tu cominci a star bene, e quando io le dico lasciami, ma ti prego, fai in modo che non me ne accorga, fallo in silenzio, perché hai quasi paura che se ne vada, perché ti sta insegnando nuovamente a vivere. Tu è come resuscitare, no? È come morire e resuscitare, perché tocchi veramente il fondo. E quindi dici: aspetta, forse non sono ancora pronto, forse ho ancora bisogno di te. O comunque, se te ne vai, non me lo dire, non dirmi niente, fallo e basta. Perché se poi mi dici che me ne vai, magari mi sento solo, e invece io ho ancora bisogno di te. Quindi in questo senso la depressione, questo rapporto di amore e odio è il significato di quella frase. Sanremo ha segnato tanti momenti importanti del tuo percorso, sia con Imodà, podio del secondo posto nel 2011, il terzo nel 2013 e anche come autore per altri, la vittoria con Nell'inferno di Emma nel 2013. Cosa ti aspetti di ricevere in questa occasione? No, guarda, in realtà non mi aspetto nulla da questo punto di vista, se non di dare il massimo. È chiaro che non andiamo lì per perdere, come ti dicevo prima, ma da questo punto di vista andiamo un pochettino più rilassati, perché se è vero che negli anni 2011-2013 dove eravamo al top del successo, band rivelazione, disco di diamante, palazzetti, stadi, eccetera, lì magari c'era un po' anche il faro puntato su di noi, eravamo dati vincitori, dobbiamo piazzarci, dobbiamo arrivare in fondo. Lo sentivi quasi come un obbligo e questa cosa ti pesava molto. In questo senso, invece, devo dire che andiamo un pochettino più leggeri. Ripeto, quello che mi aspetto in questo momento è cercare di fare in modo che la canzone arrivi nel miglior modo possibile alla gente, di fare una bella esibizione, ma poi arriviamo, ripeto, anche con la consapevolezza di quanto, rispetto al passato, di quanto Sanremo sia veramente fondamentale. Il dopo Sanremo, no? Per cui fare un bel Sanremo non significa per forza arrivare in fondo, ma, o vincerlo, ma cercare di portare una canzone, cantarla bene e pensare a un progetto, e pensare anche al proprio progetto futuro, che è una tournée stupenda. Quindi sì, più leggeri, ma allo stesso tempo consapevoli del fatto che abbiamo tante belle cose da fare dopo. È un Sanremo diverso da quelli che avete partecipato in passato, perché ci sono molti giovani in gara, alcuni già consolidati come ultimo, altri che invece sono forti nello streaming, ma che devono ancora consolidarsi agli occhi del pubblico generalista. C'è qualcuno che ti incuriosisce particolarmente, che magari ti piacerebbe anche conoscere in questa occasione? Ma dei giovani, scusa, quelli dello streaming o gli altri? Non ho Ma capito. no, tra tutti, in tutto il Ah, cast. tra tutti. Ma a me, guarda, la cosa che mi incuriosisce tanto sono le canzoni, perché Amadeus in questi ultimi anni ha puntato tanto su questo. Io credo che Amadeus abbia riportato Sanremo a splendere, l'ha riportato ad essere la Champions League della musica italiana, no? Perché veramente l'interesse che sta ruotando intorno alla musica a Sanremo non c'era da tanti anni. La curiosità è tanto sui brani e poi il fatto di conoscere qualcuno, sì, fa sempre piacere, ovviamente, ci incontreremo tutti e sarà bello comunque condividere il festival. Io non ne conosco molti, sono sincero. Conosco molto bene, cioè, conosco molto bene, conosco Marco perché ci ho fatto Sanremo nel 2013 quando poi lui ha vinto. Basta, forse conosco solo lui, diciamo bene. Gli altri sono arrivati, diciamo, negli anni successivi e quindi non ho avuto mai modo di magari di incontrarli, soprattutto perché poi io mi sono allontanato un po' anche dalla televisione.
da tutto. Però c'è grande curiosità. Ho conosciuto qualche ragazzo giovane tipo Rosa Chemical lì al festival. Devo dire molto, molto simpatico. È venuto a salutarmi, è stato carino. E ho conosciuto i cugini di campagna. Però ti dico. Ah no, Paolo e Chiara, scusa, conosco, perdonami. Non ho preferenze per nessuno, mi piacerebbe conoscerli tutti e soprattutto sono molto curioso di ascoltare le loro canzoni. Ok, la serata cover con le vibrazioni, canterete Vieni da me ed è un duetto che incuriosisce molto i fan di entrambe le band perché unisce due eccellenze del pop rock all'italiana ed è anche raro vedere due band che suonano insieme soprattutto a questi livelli. Com'è nata l'idea? L'idea nasce proprio dal fatto che le Vibra sono state la prima band italiana a raggiungere il successo, in qualche modo poi a lanciare anche la moda, no? Anche se poi altre band come la nostra già c'erano, noi siamo arrivati comunque dopo, loro sono arrivati prima di tutti. E il fatto che siano di Milano, il fatto che comunque l'altra sera parlavamo con Francesco, mi diceva, cazzo, negli anni 70 le band cercavano di fare comunella, invece noi ci siamo fatti la guerra. E abbiamo lasciato che questa cosa la facessero i rapper, no? Che invece si fanno i dissing, ma poi dopo fanno i duetti. Invece noi ci siamo solo fatti la guerra. Ed è stato un peccato, perché poi quando ci siamo ritrovati sul palco, devo dire che le cose sono andate tanto, tanto bene e ci è venuta proprio voglia di fare cose insieme. Quindi l'idea nasce anche e soprattutto dal fatto che in questo momento in cui nella musica, di musica suonata, ce n'è pochissima. E di band che lo fanno ancora, siamo rimasti in pochi, allora era bello condividere il palco con chi come noi ama ancora fare questa cosa, mettere la musica suonata nei dischi e ai concerti, chiaramente. E vi divertirete, ve lo prometto, bellissimo. L'ultima domanda sui progetti futuri, c'è un tour che parte a fine marzo, vi vedrà per la prima volta suonare nei teatri con 23 date, parte sì il 27 marzo da Roma, ci sono 4 date a Milano, c'è Torino, c'è ancora Roma, c'è Parma, c'è Bologna, c'è Firenze, cosa deve aspettarsi il pubblico da questi concerti? Ma guarda, un po' quello che ci aspettavamo noi da un po' di tempo, la possibilità di rivisitare le nostre canzoni, di raccontarle un po'. E come dicevo, sai, dopo 20 anni che comunque fai concerti e suoni certe canzoni sempre nello stesso modo, attraverso l'orchestra hai la possibilità veramente di ascoltarle in una veste diversa. E credo che ogni tanto ci stia questa cosa, no? Per quanto uno sia legato proprio al fatto di ami le canzoni nella sua veste più normale, più originale. Io credo che ogni tanto fare questa cosa qua ci stia. Poi la musica di moda si sposa perfettamente, secondo me, con l'orchestra, per cui sarà un concerto molto, magari sarà meno rock, ma sarà molto romantico. Io non vedo l'ora, sono veramente, veramente curioso di farlo ascoltare.